Sempre più fitte le agende dei candidati a sindaco di Pescara, tra strette di mano con i cittadini. Il sindaco uscente ricandidato Carlo Masci ha presentato la nuova mappa dei servizi del comune di Pescara, una mappa dettagliata, è stato precisato in conferenza stampa, di tutti i servizi sociali erogati dal comune nell'ambito del piano sociale 2023-2025. In 90 pagine i cittadini possono trovare tutte le informazioni utili sulle attività in corso a favore delle varie categorie e sulle modalità per accedere ai servizi. Subito dopo a Palazzo di Città il candidato del centrodestra ha incontrato il deputato Gianfranco Rotondi per lanciare, in vista del voto dell'8 e 9 giugno, un messaggio a nome di Democrazia con Rotondi. E veniamo agli appuntamenti del candidato del centrosinistra Carlo Costantini. In mattinata stretto mani lungo le vie di Pescara, nel pomeriggio con il consigliere regionale Antonio Di Marco, l'incontro con i residenti della zona di Rancitelli, a Lido Aurora ancora il dibattito con i cittadini e di seguito Cantine e Sapori con cittadini e candidati al Consiglio Comunale. Domenico Pettinari della Coalizione Civica ha tenuto una conferenza stampa nel suo comitato per parlare di Verde Cittadino con relativo programma, uno dei cavalli di battaglia, secondo Pettinari, che torna a discutere della riserva d'Annunziana dei Roghi che l'hanno interessata, quello più devastante del 2021 e quello del 18 maggio scorso, e si torna a chiedere se sia stato un fatto accidentale o no. Attacca l'amministrazione uscente, rea di una mancata gestione scientifica. Gianluca Fusilli, Stati Uniti d'Europa, prosegue passo dopo passo, nel vero senso della parola, lungo le vie di Pescara. Stamani è stato nelle vie del centro cittadino per incontrare i residenti, nel pomeriggio al di là del fiume a Porta Nuova, sempre per far conoscere il suo programma. Dalle comunali alle europee, Azione ha presentato la candidata libera da meglio d'Italia, penalista, consigliere comunale di Tortoreto e provinciale di Teramo. Trasformiamo l'Unione Europea da condominio rissoso in una grande potenza per competere, ha detto, con le economie asiatiche, cinesi, russe e americane. Alla presentazione di oggi anche il vice segretario nazionale di Azione, Ettore Rosato.